domenica sera sta la processione, dalle 6:30, poi quando rientra qui la coce lancia della mongolfiera, aperta dalla ditta Battisti, quindi non ci sono scanse di equivoci, c'è lancia della mongolfiera, i fuochi a seguire, come dice il mega spettacolo con i camaleonti. Cosa pensa lei della festa di San Rocco? Una bella festa, bellissima. Che significa essere consigliere comunale durante la festa di San Rocco? Significa dare quell'impegno e quel contributo notevole a far sì che la festa rivesse un ruolo religioso importante per i cittadini di Genova. La festa di San Rocco è ormai una tradizione consacrata negli anni, molto sentita dalla popolazione frigianese. Chiaramente con l'andare del tempo chiaramente sta cambiando un po' la generazione e quindi è meno sentita dei giovani di adesso, ma noi stiamo cercando, ci stiamo sforzando proprio di far sì che questa manifestazione mantenga le sue tradizioni antiche, a partire per esempio stasera dalla processione dei cavalli, che è un rito molto sentito per San Rocco, come anche la processione dei ceri. Abbiamo visto tanta partecipazione da parte dei cittadini e questa la dice lunga, perché vuol dire che i cittadini ci tengono a queste manifestazioni religiose e quindi vanno coltivate queste tradizioni popolari, cercando di coinvolgere anche di più i giovani. E devo dire, quest'anno c'è stata un'attenzione particolare, vengono soddisfatti tutti i gusti. In genere quando celebriamo la festa di un santo, questo deve servire soprattutto a noi cristiani a prendere sempre il buon esempio. Poi San Rocco, insomma, ci fa capire, lui che è stato un pellegrino, come, ecco, la nostra vita sia un pellegrinare verso un bene più grande. Questo bene più grande sarà il Signore Gesù, quando lo incontreremo faccia a faccia, ci dice lui stesso il Vangelo. L'importanza di San Rocco per i trigianesi? Io credo che c'è sempre nel cuore di ogni persona un affidarsi a qualcuno, mettersi nelle mani di qualcuno per tanti motivi. Per i trigianesi credo che è un motivo comune, è proprio quello di questo richiamo alle cose di Dio di cui noi abbiamo bisogno. Biagio, ma se ti chiedo qualche usanza, qualche tradizione della festa di San Rocco, me la dici? Voglio sapere qualche usanza o qualche tradizione vecchia della festa di San Rocco. È proprio male, guarda. Sconto. E che cosa ti potrei dire? Qualcosa che nessuno sa, che cosa si fa il giorno prima, il giorno dopo, durante, qualcosa di... Tu niente mi puoi dire? No, sono Ambrogio.
Io quest'anno sono particolarmente felice di aver partecipato per l'ennesima volta alla festa di San Rocco. Questa volta però per la prima volta partecipo non come cittadino qualunque, ma quale primo cittadino. Fortissimo il legame che insiste fra i cittadini di Trigiano e il santo. La partecipazione forte che già si è registrata sabato, oggi la festa molto partecipata, sono certo che anche domani e dopodomani, la partecipazione forte di tutti i cittadini testimonia appunto il legame che c'è tra il santo e la città stessa. Nonostante la festa capiti in un periodo di pieno periodo feriale, i trigianesi sono molto legati e molto presenti. Auguro a tutti quanti una buona festa. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Mio. Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua. Vitello delle Ande? No, bovino della Gallura? No, ma che cosa sarà mai questa robina qua? Possiamo procedere. Tutti coloro che si vogliono unire a questa processione possono farlo. Accediamo. Buonasera. No, ancora l'età che abbiamo noi. Ci portiamo il rispetto, perché quando ci vediamo il gioco da zì, non so poche parole. Ma quello di modello di oggi. A volte che non scende ci vuole me. Mi dici qualche tradizione della festa di San Rocco? Sì, che cosa si mangia? Qualche altro per non ci augurare. Che cosa si mangia la festa di San Rocco? A colina la domanda. Oh sì, colina, tengo una tradizione di San Rocco. A che? A che? Mari, vieni dove? Che sì! Alice, Alice, dici che si mangia di San Rocco? Ma che tradizione ci si mangia di San Rocco? Lasagna, la pasta al forno e l'arrosto. In uccide gli auli e le nocelle le olive in calcio il sedano. Il sedano quella alla Madonna della croce a San Rocco e alla Madonna della Maglia almeno in riunione ponte la zona storica la tradizione di mia madre. Infatti io ho fatto la lasagna non è che ho fatto. L'ho preparata da ieri sera, l'ho fatta rassettare, oggi l'ho messa nel forno. Ma non devo mangiare, non mangiamo mai. No, mamma, l'ultimo pezzetto mi sono mangiato, io sto non dettando, sto non dettando. Usti, c'è Usti? Usti, è una cosa dove la conserva. Dove la natura dei Usti, e devi dare il significato. No, ma c'è una... è una terminologia che ti faccio io.
Andragio, Spalatrap, Ucruin, c'è Ucruin? Boh, non lo so. Il culo, io ho questa la trottola. Ah, non c'era un altro termine per la trottola? La trottola, stai un curvo, diciamo in italiano. Mm-hmm. Quello curvo, diciamo, curvo, non curvo, un curvo. U è l'articolo, curvo è il nome, il soggetto. Voglio fare due, mi voglio andare in fascino. Rispondi alla paura, c'è un maggio. Arzigo, sociale, sì. No, non li so questi termini. Arzigo è quel fermaglio che frena nell'asse la ruota del traino. Anche l'addobbo floreale dei balconi e delle pertinenze civiche, cioè c'era questo omaggio floreale. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. San Rocco. San Rocco, evviva San Rocco, evviva San Rocco, evviva San Rocco. Sono emozionato, sono doppiamente onorato perché ho partecipato in doppia veste, come cittadino di Trigiano e come secondo cittadino. Veramente onorato di aver rappresentato Trigiano. Mi è dato quindi I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it